Sarebbe dovuta stare in quarantena perché il figlio è risultato positivo al coronavirus, invece portava il cane a passeggio come se niente fosse. Per questo una donna di 78 anni è stata denunciata per attentato contro la salute pubblica. A scoprirla è stata la polizia durante un controllo del territorio. Gli agenti l'hanno avvicinata dopo averla vista passeggiare con il proprio cane. Una volta identificata, i poliziotti hanno scoperto che l'anziana era nell'elenco delle persone che devono stare in isolamento con il divieto assoluto di uscire per aver avuto contatto diretti con persone affette da Covid-19, in questo caso suo figlio. La donna non si è mostrata affatto pentita per il suo comportamento irresponsabile e anzi ha rincarato la dose specificando che è uscita tutti i giorni a portare fuori il cane perché non c'è nessuno che può farlo al posto suo. La 78enne tra le prime denunce per attentato alla salute pubblica scattate nel territorio pratese dall'inizio di questa emergenza. Fioccano invece quelle per mancato rispetto del decreto governativo che obbliga a stare in casa e a uscire solo per esigenze lavorative, sanitarie o per fare la spesa. Nelle ultime 24 ore le forze dell'ordine hanno denunciato ben 33 persone per non aver rispettato tale obbligo. Il dato è stato diffuso dalla prefettura di Prato e porta a 246 il totale delle persone denunciate perché trovate fuori dall'abitazione senza necessità su 2.758 controlli effettuati dall'inizio di questa emergenza nazionale. Torniamo alle ultime 24 ore. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno controllato 457 persone e 448 esercizi commerciali. Massima attenzione della Prefettura anche alla produzione di mascherine da parte delle aziende del territorio che hanno convertito la propria produzione da tessile a questi dispositivi individuali di protezione. Per essere efficaci devono essere rispettati i parametri e i requisiti di legge, nonché specifiche procedure autorizzative. Intanto il Comune di Prato potenzia dispositivi di protezione dei propri dipendenti. Ieri e stamani sono state montate le barriere in plexiglass all'anagrafe centrale, all'URP multiente, oltre all'ingresso del Palazzo Comunale, che serviranno soprattutto quando gli uffici riapriranno regolarmente. Ricordiamo infatti che al momento il contatto è solo via email o telefono. L'anagrafe centrale rilascia la carta d'identità elettronica esclusivamente su appuntamento, come anche la denuncia di nascita.